Un saluto da Stealth Fishing TV. Oggi sono qui nel mio solito posto preferito, che come potete vedere ogni volta assume una forma diversa, proprio perché questo fiume cambia, è in continuo cambiamento. Ha piovuto da poco, ha piovuto questa notte, e quindi quale momento migliore se non dopo il temporale per provare a catturare una grossa trota. Infatti ho portato i vermi più grossi che ho, montatura galleggiante con torpille sotto, 8 grammi di galleggiante per fare una passata molto lenta, e andiamo a vedere cosa succede. A dopo. Cosa importante, purtroppo la mia GoPro ha avuto problemi, quindi ho dovuto mandarla indietro per farla riparare, quindi sono costretto a filmare col mio Samsung S7 Edge. Fa video abbastanza buoni, ma non di sicuro come la GoPro, quindi chiedo scusa per le riprese poco belle, diciamo. A dopo. Ok, andiamo ad innescare. Guardate che bei vermoni. Hanno quello un po' più vivo, cioè almeno quello che mi sembra un po' più vivace. È un innesco che richiede un po' più di tempo, ma funziona davvero. Mettiamo l'amo nel buchino, ma bisogna tenere. Fermo l'amo e fare scorrere il vermo. È scappato un pezzetto, ma fa niente. E guarda. Come potete vedere è un innesco molto appetibile. Andiamo in pesca. Per cominciare mi tengo abbastanza alto dal fondo, per vedere se c'è qualche trota in attività. Bel ibrido. Ok, procediamo alla release di questo fantastico pesce. Guardate, guardate che striature marmorate che è. È un ibrido tra fario e marmorata. Bellissimo. Vai, bella. E una. Lanciamo. Ecco, lì dovrebbe esserci una buca, ferrato ma niente. Ragazzi, non so cosa ho attaccato, ma è grosso, arrabbiato e sta facendo
un comportamento che non è quello del barbo. Si comporta in modo molto strano. Questa penso che sia una trota un po' più grossa. Si è comportata in modo molto strano. È venuta verso di me direttamente. L'ho allamata a metà lama. Come pensavo, come vi dicevo prima, ho provato a vedere se in questa buca c'era qualcosa. E in effetti qualcosa c'è. Non riesco a vederla. Non si fa vedere. Oh sì, è una bella trota, ragazzi. È una gran bella trota. Ho un 25 sotto, sono abbastanza tranquillo, ma non so come l'ho allamato. Ho paura di una brutta slamatura. È una bella trota, non gli faccio prendere di nuovo la corrente perché sennò è finita. Vado a prendere. A dopo. Ragazzi, è una bella bella trota. Uno, sottirami no. Fatela là. Non vuole. E vai ragazzi! Oh, che fario gigante! Un fario enorme ragazzi! Mamma mia, che emozione ragazzi, che emozione! Oggi cercavo le trote. Ragazzi, vi devo far vedere dove è stata allamata. Ok, eccoci qua. Guardate un po' dove è stata allamata, proprio sul labbro superiore. Ok ragazzi, l'ho tenuta in acqua fino adesso, ancora in acqua corrente, col guadino, guadino grosso, con rete in gomma, e ve la faccio vedere per pochi secondi e poi la rilascio. Mi ha fregato, è andata. Il rilascio è stato effettuato. Purtroppo volevo riprenderla meglio, ma va bene così.